Saluto agli amici di androidworld.it. Oggi recensiamo un prodotto un po' diverso, ovviamente è sempre uno smartphone Android, quindi almeno per quello non ci allontaniamo troppo dal nostro target solito, ma è uno smartphone non molto potente e soprattutto dedicato agli smanettoni e agli sviluppatori. Si tratta del Geekphone Zero o Zero, successore del Geekphone One, che quasi non siamo riusciti a vedere da nessuna parte, quindi pensavamo quasi che il progetto fosse stato abbandonato. Invece c'è stato questo degno successore che invece viene venduto liberamente in tutta Europa. Questo smartphone arriva da Expansys, che lo vende a 166 euro, quindi un prezzo decisamente contenuto. Prima di cominciare la recensione vediamo cosa c'è nella scatola, che ha subito un trattamento non proprio delicato da parte del corriere. Alimentatore, cavo USB, mini USB, quindi non micro, e auricolari stereo con telecomando, non in-ear, quindi standard. Questo è il piccolo smartphone, che andiamo a inquadrare un pochino più da vicino, quindi Geekphone Zero, come leggiamo da davanti, molto compatto. Lo schermo è da 3.2 pollici con risoluzione 480x320, schermo ovviamente capacitivo. Android alla versione 2.3, abbiamo una CPU da 600 MHz, quindi non il top di gamma assolutamente, supportato da 256 MB di RAM, 512 MB di memoria interna e supporto alle memorie espandibili. Fotocamera da 5 megapixel con autofocus senza flash, batteria da 1150 mAh. Quattro tasti touch sotto il display, questo è lo schermo, sopra abbiamo i sensori, lo speaker, qua sopra abbiamo il tasto di accensione, il jack audio da 3.5, il lato destro pulito, sotto la porta mini USB, il lato sinistro bilanciere del volume, dietro fotocamera, speaker e nome dello smartphone. Quindi quali sono le caratteristiche principali di questo smartphone? La caratteristica principale è quella di essere libero, ovvero già con i permessi di root, completamente moddabile, è la stessa community di Geekphone che spinge gli utenti a modificare i firmware e a realizzare nuovi firmware. Sul forum di Geekphone ce ne sono parecchi, forum che è non in italiano, in buona parte spagnolo e in inglese. Infatti forse avete notato la scritta Hola all'apertura della scatola. Questa è la schermata iniziale, lo sblocchiamo. Le prestazioni, dobbiamo essere sinceri, sono discrete per un processore a 600 MHz, nel senso che ci aspettavamo molto peggio, ci aspettavamo continui ricaricamenti dell'home page, applicazioni con tempi interminabili. Diciamo che non possiamo aspettarci niente di che, visto il processore da 600 MHz, ma in generale siamo rimasti colpiti comunque dalla lentezza non troppo esasperante. Cominciamo guardando il browser. Ok, carichiamo Android World. Dal punto di vista software, la tastiera forse è una delle cose un po' meno riuscite, non tanto perché la tastiera non sia buona, perché avete visto la tastiera è abbastanza buona, è una rivisitazione di quella standard di Android, ma è un po' piccola, i tasti sono un po' piccoli, non è facilissimo premerli sullo schermo da 3.2 pollici. Quindi questo è Android World in versione mobile, lo scroll della versione mobile è fluido, o almeno sufficientemente fluido. Andiamo a cercare invece Chrome OS. Andiamo a caricare Chrome OS World in versione full e quindi mettiamo ovviamente sotto stress il processore di questo piccolo Geekphone. Quindi stiamo facendo, diciamo, il nostro tour solito per la recensione, ma dovete tenere di conto che il target di questo smartphone ovviamente è molto diverso, quindi non è l'utilizzatore standard, è l'utilizzatore che vuole mettere mano a uno smartphone sapendo che l'azienda ti sta supportando, e comunque siete in tanti sul nostro sito a pensarla così, giustamente, perché poi dopo tutto Android è sempre un sistema open source, ci sono molti sviluppatori
e smanettoni che non vedono l'ora di avere uno smartphone come questo fra le mani. Caricamento non esattamente rapidissimo. Andiamo a provare un pinch zoom, quindi schermo capacitivo, il pinch zoom funziona, non è molto veloce. Proviamo il doppio tap, che è un pochino più funzionale. Usciamo, vedete, la home è già pronta. Con smartphone di questo tipo in passato abbiamo avuto molti problemi del tipo che la home si andava a ricaricare completamente. Abbiamo la radio FM, tutte le applicazioni Android standard, WhatsApp è preinstallato, ovviamente non che sia niente di che, basta aprire il Market e installarlo. Market che è l'ultima versione, quindi la versione quella per capirsi nera. Attendiamo un attimo il caricamento, teniamo sempre di conto che siamo connessi in UMTS al nostro operatore. Se qualcuno si ricorda la prima versione di questo Market può capire quanto fosse lenta e possiamo vedere quanto invece funzioni abbastanza bene su questo Geeks Phone. Ok, tenete conto poi che essendo Android, premendo home, le applicazioni rimangono in background, poi il sistema ovviamente gestirà i loro processi, ma vediamo subito come siano gestiti abbastanza bene. Andiamo abbastanza rapidi, andiamo a vedere soltanto magari la musica per comprendere un po' la potenza dello speaker. MK Ultra e la sorpresa nello speaker che è abbastanza buona. Quindi il volume è abbastanza buono, scusate, il suono è abbastanza buono, non è altissimo il volume. Sentite che avvicinando il volume aumenta, ma va un po' leggermente a silenziarsi appena lo poggiamo, perché il retro è praticamente piatto e ovviamente quando lo poggiamo su un piano rigido il suono si attenua moltissimo. Abbiamo già detto che è presente la radio FM, preinstallato anche il gestore file OI, abbiamo il lettore video che ovviamente abbiamo alcuni video, l'MKV non vuole ovviamente saperne di riprodursi. Questo invece è il nostro timelapse a 1080p in MP4 e ovviamente non è possibile. Abbiamo però davanti un processore da 600 MHz, è sempre importante ricordarlo. Cosa fondamentale, preinstallato Super User, quindi sono già presenti i permessi di root, quindi stiamo parlando di un piccolo smartphone con già ottenuti i permessi root. Possiamo fare quello che vogliamo e la garanzia non decade. Abbiamo installato Titanium Backup per dimostrare ovviamente il funzionamento corretto del sistema. Ok, accesso root, ok. Quindi assolutamente nessun problema per questo Geeks Phone Zero. Un commento in generale sullo smartphone: piccolo, compatto, non molto potente, prezzo molto interessante, 166 euro. Forse poteva essere ancora un pochino meno, però stiamo parlando di uno smartphone con spirito libero, cioè uno smartphone libero per chi vuole un telefono Android per farci tutto quello che vogliamo. Un saluto a tutti da Ciso per AndroidWorld.it.